14 gennaio, oggi parliamo di un santo dal nome poco noto e forse anche difficile da ricordare per chi non l'ha mai sentito. San Potito Martire. San Potito Martire, patrono della città e della diocesi omonima di Tricarico, anche se adesso questa diocesi è unita in persona episcopi all'arcidiocesi di Matera Ersina, e patrono anche di Ascoli Satriano, un piccolo centro subito dopo il confine tra la Basilicata e la provincia di Foggia in Puglia. E lì, in quel centro, le manifestazioni di culto sono veramente imponenti, nel senso che il popolo partecipa alle processioni, alle messe. Invece a Tricarico, ecco, nella parrocchia di Tricarico, a lui dedicata, vi è un culto di San Potito, così come vi è un culto arcaico, antico, nella cattedrale di Tricarico e tra il clero di Tricarico, ma al di fuori della stretta cerchia del clero tricaricense e anche della città di Tricarico, persino il nome di Potito è poco conosciuto. E in realtà si sa poco di questo santo martire, perché noi abbiamo di lui solo una passio, cioè un racconto della sua vita a partire dal suo martirio, che è molto tardiva, per cui difficilmente noi possiamo sapere delle notizie storiche certe. Ciò che sembra indubitabile è che fosse di origine sardica, cioè fosse originario di Sardi, una città della Dacia meridionale, l'attuale Romania, e che fosse stato ucciso in odio alla fede sotto Diocleziano, sotto denuncia addirittura del padre. Ecco, è impressionante molte volte constatare come le parole del Vangelo si realizzino alla lettera, quando, e non solo in questo caso, ma anche in questo caso, quando il Signore dice che i nemici degli uomini di Dio, dell'uomo di Dio, verranno addirittura dalla sua famiglia, che sarete denunciati e abbandonati persino dai genitori e dai parenti. E non sono rari i casi in cui i figli sono stati denunciati addirittura dai genitori o per non dire persino martirizzati, uccisi dai genitori, perché magari avevano abbracciato la vera fede e lasciato il culto idolatrico degli dei falsi e bugiardi del paganesimo antico. E secondo la tradizione, invece, il giovane Potito aveva addirittura 13 anni e si convertì, appartenendo a una famiglia molto ricca, alla nuova fede cristiana in modo molto fervoroso, al punto da contraddire il padre, e fu proprio il padre la causa della morte, di San Potito. Ecco, noi abbiamo i corpi e la testimonianza ininterrotta di culto di tanti martiri dei primi secoli. Furono innumerevoli coloro che diedero la vita nelle varie ondate di persecuzione dell'impero romano, e naturalmente il fatto che non abbiamo notizie storiche molte volte precise, ciò non vuol dire che questi martiri non fossero martiri, appunto, o che non fossero esistiti. Essi, nella logica della comunione dei santi, continuano ad intercedere per il popolo santo di Dio, e il loro sacrificio, come dice l'Apocalisse, sale come incenso davanti al trono di Dio, e questo incenso, l'incenso della loro preghiera, dell'offerta della loro vita, può
profuma la Chiesa di Dio, anche la Chiesa militante, cioè quella che è ancora su questa terra. Il loro amore che li ha portati al sacrificio, non la sofferenza in sé, ha determinato la loro santità e la loro gloria. San Potito, martire, prega per Tricarico come città e come diocesi, prega per Ascoli Satriano, prega per i giovani, i ragazzi del nostro tempo, prega per i sacerdoti.